alla prossima sessione. E, sì, chiaramente questa era una domanda rivolta ad Elena, magari poi se c'è tempo nell'ultima parte di dibattito continueremo a ragionare su questi temi. Introdurrei quindi la sessione che abbiamo in qualche modo dedicato al tema della cura e del lavoro riproduttivo. Dunque, come abbiamo potuto vedere e ascoltare, nella prima parte ci si è concentrati per lo più sugli aspetti di analisi critica rispetto alla distruttività del sistema attuale e alla sua relazione con la crisi nel contesto della pandemia. E questo ci ha permesso di anche cominciare a ragionare su ambiti di lotta specifici. E chiaramente emerge dal discorso condiviso la necessità di cambiare radicalmente l'organizzazione socio-ecologica globale e dal mio punto di vista con i prossimi interventi cominciamo ad entrare nel merito di un tema chiave che è sia di lotta ma anche proprio di costruzione di alternative, che è quello della cura. Scusate, vedo ora che stanno arrivando delle altre domande relative al primo blocco, per cui cercheremo successivamente, diciamo alla fine, di recuperare un po' di tempo per discutere di tutti questi temi che stanno emergendo. Dunque, come stavo dicendo, si apre un campo di costruzione e lotta legato ai temi della cura. E dunque, perché ci pare importante parlare di cura in questa situazione? Ovviamente c'è l'attuale emergenza sanitaria, che è anche però socio-economica, in cui le pratiche di cura stanno di fatto diventando un campo centrale sia di dibattito che di azione. Ma anche e forse soprattutto è importante parlare di cura, per quanto dal mio punto di vista, perché ci apre una riflessione su dei modi di agire, di relazionarsi rispetto sia nell'ambito sociale che in quello più allargato, in senso nell'ambito socio-ecologico, che può produrre un'alternativa radicale al sistema di cui appunto abbiamo visto, vediamo costantemente la necessità. Quindi se, come già si è detto nel corso di questa conversazione, ci sono delle forme di razionalità e organizzazione del mondo che stanno alla base del capitalismo contemporaneo e che hanno l'obiettivo di dominare e manipolare il mondo, che poi si traducono in un primato che direi è tipicamente patriarcale, nel primato della produzione, nell'attuale sistema socio-economico. In cui per l'appunto il dominio e il tema della produzione diventano le chiavi di articolazione dell'esistenza, il concetto di cura e anche di lavoro riproduttivo, riportare al centro questi due temi come chiave, permettono probabilmente anche di immaginare dei modi di relazione socio-ecologica oltre il dominio e lo sfruttamento. Non è, secondo me, infatti, casuale
che, come già menzionava Salvo nel suo intervento precedente, i due grandi movimenti, che hanno trovato un loro forte, una forte presenza, una forte rivendicazione nel corso, del 2019, siano stati quello per la giustizia climatica e quello per il superamento, del patriarcato. Insieme, nella loro convergenza, questi due movimenti, suggeriscono la necessità di ripensare fin dalle sue radici, anche filosofiche, ma anche pratiche, il modo di organizzazione delle nostre società. E diciamo, la situazione attuale è anche proprio legata all'emergenza sanitaria, che, come abbiamo visto, però, è anche il risultato di fattori di crisi e contraddizioni interne al sistema capitalista, ci fa sentire quasi, no, nei nostri corpi l'interrelazione tra il degrado ecosistemico e lo sfruttamento umano. E quindi in questo contesto, riportare al centro la cura mi pare significhi proprio una mossa che funziona per rigettare dei modelli di dominio. Su tutti questi livelli, pensiamo al dominio di specie, al dominio di genere, ovviamente anche a quello di classe, verso la ricerca appunto di un vivere bene collettivo, sociale, socio-ecologico, che sappia rispondere dell'altro o dell'altra. Quindi, se vogliamo, un cambiamento radicale di paradigma. Però è anche importante ripensare proprio al concetto stesso di cura, forse. Se nel contesto dell'emergenza sanitaria, prendersi cura e quindi essere responsabili verso altre e altri si è articolato come un non fare, cioè un sottrarsi, un togliersi, per esempio la dimensione sociale, se noi pensiamo al concetto no, io resto a casa, cioè vedo meno persone possibili, mi relaziono a meno persone possibili e quindi vedo la libertà mia e degli altri, delle altre, come in un senso negativo, cioè la libertà da qualcosa, da impedimenti, dal contagio. Eccetera. Invece, ritengo che in questa nostra fase possiamo cominciare a pensare alla cura anche in un senso diverso, in un senso quasi positivo, cioè come costruzione di percorsi e pratiche collettive che abbiano l'obiettivo di creare degli spazi di libertà, se vogliamo più ampi, quindi una libertà di invece che da, una libertà di autodeterminarsi, di esprimersi, di agire con altri e creare degli spazi anche di socialità liberata e diciamo di un fiorire anche, no, sociale ed ecologico insieme. E ritengo che questo ripensamento della cura sia al centro di sforzi di azione e rivendicazione che si articolano a livelli diversi e in diversi modi che verranno in parte quantomeno rappresentati negli interventi che seguono. A questo punto io lascerei la parola a Stefania Barca, che è ricercatrice senior researcher presso il Centro di Studi Sociali all'Università di Coimbra, che io direi è davvero una delle nostre voci e figure chiavi anche soprattutto a livello internazionale nell'ambito dell'ecofemminismo e dell'ecosocialismo. Quindi, se Stefania c'è, ho il piacere di introdurla.